di darmi questa opportunità di parlare il mercoledì, il Sangoluno di Sabino. Grazie a te. Di cui io sono granello. Grazie a te. Grazie. Poi ci sono i grani più grossi della Coruna. Allora vi parlerò di un'esperienza che ho avuto a Capodanno in Etiopia. In particolare il giro che dovevamo fare noi riguardava, e che a me interessava, erano le chiese copte, cioè quelle chiese cristiane etiope, diciamo che la prima una, sono rimaste ancora ortodosse, quindi sono chiese ortodosse, forse ancora di più di quelle russe, ucraine. Queste erano quattro sorelle che stavano, mi hanno colpito quella usare per illustrare fare la propaganda. Insomma, naturalmente questo non vuole essere un documentario di Michelangelo, per carità. Sono solamente le mie sensazioni di viaggio. Un documentario pubblicitario, sono le tue Mi sono sforzato di fare, insomma, con i miei mezzi un documentario, perché credo che quando si parla di viaggi, più che le parole parlano le immagini rendono meglio, insomma, l'esperienza. L'Etiopia è l'unico paese africano che non è stato colonizzato, mentre tutti gli altri hanno avuto una dominazione europea, in Etiopia no. Questo anche per preservare in un certo senso la Chiesa durante il periodo coloniale. Naturalmente c'è stata l'influenza araba e c'è l'Islam, però quello che riguarda la contaminazione che poteva essere la nostra occidentale, gli italiani, e quindi della Chiesa italiana, non c'è stato. Gli italiani, ahimè, sono stato l'unico esercito che hanno perso. Infatti c'era la famosa disfatta di Aspra. Qui loro sono rimasti indipendenti. Naturalmente, quando si parla di Etiopia, vi sono due Etiopie. Una, quella che ho visitato io, con le chiese, con la religione copta, che è nel nord, e un'altra, diciamo, più meno evoluta, e quindi con storia millenaria, simile all'Egitto, eccetera. E poi c'è una parte sud invece che è rimasta lo stato proprio, diciamo, ancestrale. Tanto è vero che i due pacchetti che vengono proposti quando si parla di Etiopia sono: uno, la parte riguarda la parte nord che ho fatto io, che è culturale, si vedono le chiese, eccetera. L'altro invece è proprio un viaggio antropologico, vanno a visitare le tribù, vivono ancora in contatto con la natura, eccetera. Sono proprio due Etiopie, una al nord, quella che ho fatto io, e un'altra al sud. In particolare ho fatto questo percorso, abbiamo fatto un giro, siamo arrivati con l'aereo da Addis Abeba, poi siamo risaliti così, con una punta di questo Siemen, che è un parco naturalistico. Per completezza, propedeutico sarebbe stato andare ad Aksum, dove nasce la religione copta. Però i conflitti che ancora oggi sono proprio dei giorni nostri con l'Eritrea rendono questa zona vicino al confine, insomma, poco praticata. Altrimenti saremmo andati sicuramente, ma non ci siamo andati. Queste sono i dati. Vi ho messo giù le distanze, perché se notate c'è una discrepanza fra i tempi di percorrenza e i chilometri. Per esempio, noi 358 chilometri non le faremo mai in 10 ore, almeno traffico o guasto della macchina. Invece là le strade, insomma, servono un po' a tutti, ci sono gli animali, però spesso sono sterrate, per cui
il capitale cinese è arrivato anche là. Infatti i cinesi si stanno costruendo nuove strade, stanno rimodernando quelle vecchie e soprattutto stanno facendo la ferrovia a Addis Abeba Gibuti. E questa qua è lo sbocco al mare. In effetti l'Eritrea, essendosi staccata, Gibuti era una vecchia colonia francese, in effetti l'Etiopia ha perso lo sbocco al mare. Quasi evidente. Quindi diciamo, non può, essendo nemico con l'Eritrea, loro stanno costruendo questa, i cinesi stanno costruendo questa ferrovia commerciale anche, tra le merci dal porto. Questi sono i popoli, che è una società multietnica, questi sono i popoli che vivono in Etiopia. In effetti nel nostro giro abbiamo incontrato gli Oromo, ne sentirete parlare nel documentario, oppure gli Amara, i Tigrani. Il nome di Amara? No, è quello di dai laghi, i laghi Amara. Quando sono stato lì, Facebook lo funziona. Per il semplice motivo che praticamente le due popolazioni limitrofe mi sa che cosa avevano pubblicato su Facebook, in cui il governo aveva deciso di sospendere. Però funzionavano quelle linee, ma proprio Facebook era stato interdetto alla cattolici, protestanti, eccetera. C'è un piccolo popolo che forse qualcuno sicuramente ricorderete, che sono gli ebrei neri, che durante la crisi furono portati in Israele e poi là non sono stati mai accettati, comunque vivono ai margini, però essendo ebrei, diciamo lo Stato di Israele provvedette al loro espatrio, cosa che non è accaduto per gli italiani. Io ne ho conosciuti che sono stati un po' abbandonati a loro stessi. Loro molti riparavano, sono riparati in Italia, ma molti vivono ad Addis Abeba. Quindi io ne ho trovati alcuni. Ecco, e questo è quello che vi dicevo, cioè, la crisi eritrea con il distacco di questa regione ha fatto sì che tutti gli occidentali sono stati espulsi, gli italiani. Queste sono le principali festività. Naturalmente noi siamo stati a Capodanno e stavano i preparativi per il Team Camp, che sarebbe una sorta di riedizione del battesimo. Quindi loro portano in giro quest'arca dell'alleanza, le copie dell'arca dell'alleanza da varie chiese, ma soprattutto si immergono nell'acqua, quando diciamo, ripercorrono il bagno battesimo. Li producono e vedremo qualcosa proprio. C'hanno questo tipo, quindi fanno festa. Noi siamo trovati proprio nel pieno di questo pellegrinaggio. Le immagini mostreranno questi pellegrini accampati alla bene meglio. Sono fuori con delle tette che cucinano, che chiaramente non è che possiamo. Noi andiamo a Lourdes, magari andiamo in albergo. Loro hanno un pellegrinaggio, diciamo, più basso. C'è una bella manifattura di croci. Ogni parrocchia, fra virgolette, c'ha il suo tipo di croce, eccetera. E loro sono dei monaci, addirittura se le costruiscono da loro. Io ho visto delle officine dove loro fanno le croci, ne vedrete molte. I vari tipi si possono anche acquistare, insomma, come gadget, sono sia di legno che di metallo. E poi sono dentro dei monaci. L'ultima cosa, questo è il filmato che vedremo. Là ci sono conventi di monaci dove non possono entrare le donne, quindi solo gli uomini. E loro vivono in clausura. Con i prodotti della terra, i monaci hanno dei pezzi, degli appezzamenti con delle case.
case dentro la chiesa e vivono là, in clausura, coltivando la terra, scambiando i prodotti, eccetera. Poi invece ci sono altri monaci che possono sposarsi, che loro i preti possono sposarsi, che vivono aree intere, pure abbiamo visitato, dove vivono loro e le loro famiglie. Una popolazione di tutti religiosi con le famiglie e con i figli, eppure vivono coltivando, commerciando, eccetera. E le, diciamo, le chiese sono, io ho avuto l'impressione, proprio, io non sono uno specialista, però ho avuto l'impressione che sono molto simili a quelle islamiche, perché bisogna togliersi le scarpe prima di entrare, le donne non possono accedere al santuario interno, perché durante il ciclo, quindi ci sono molte analogie, non mangiano carne di maiale, ci sono molte. Le donne devono portare il velo in chiesa obbligatoriamente. Sì. Quindi diciamo è una religione proprio a carica che si è mantenuta secondo me proprio perché loro non hanno avuto l'influenza della nostra chiesa, che invece si è evoluto. Pure noi una volta, vi ricordate, era obbligatorio, poi entrano in bilico, una volta io ricordo, i preti andavano dalle caolestie dei ragazzi. Ma anche senza manica, sì. Loro sono rimasti, lui c'è una sorta di sincretismo perlomeno liturgico. Sì. Certo. C'è una commissione di riti. Io sostengo che loro, per me è una fortuna, sono stati proprio interessati sia dal colonialismo, sia non avendo risorse geologiche, tipo petrolio, eccetera, le grosse multinazionali l'hanno proprio messo da parte. Loro sono rimasti anche nei modi di vita, proprio a livello ancestrale, a contatto con la natura. Vedrete, loro ancora usano per il trasporto gli animali. Vedrete cammelli, asini, però la cultura non c'è. Diciamo è come se si fossero cristallizzati tre secoli. Il filmato, proprio per quando vi dicevo, il filmato, non avendo io la parte di arte, non essendo stati ad Axum, mi sono servito un po' di filmato preso da YouTube proprio per completare il tutto. Questo è il filmato che vedremo.